firmato un protocollo d'intesa tra Provincia di Milano e Milano Metropoli per potenziare il Fondo Provinciale per la Cooperazione Internazionale. Con il protocollo di oggi si aggiungono nuovi soci al Fondo per la Cooperazione della Provincia di Milano. Di cosa si tratta? Beh, innanzitutto è la dimostrazione di una vitalità, di una attualità di questa idea che ormai diciamo, rappresenta un po' per noi una tradizione, l'impegno della provincia, dei comuni, oggi anche di realtà imprenditoriali pubbliche e private, nel sostenere a distanza progetti che possono avere un valore sociale, ma anche in questo momento di culturale, economico importante. Con il protocollo siglato oggi, Milano Metropoli entrerà a far parte del Fondo di Cooperazione della Provincia. Quali sono i progetti in corso? Ma noi da una parte ci mettiamo a disposizione del Fondo per la Cooperazione della Provincia per essere un supporto tecnico operativo nei progetti, sui progetti che il Fondo intende portare avanti. Dall'altra parte stiamo già collaborando e lavorando con lo Sri Lanka per un progetto di cooperazione e di sviluppo di un'azienda e di un servizio lì in quel paese, quindi c'è già un lavoro in corso che stiamo sviluppando insieme. In cosa consiste la collaborazione con la Provincia di Milano? La collaborazione tra la Provincia di Milano e le Nazioni Unite essenzialmente risponde alla necessità di un dialogo tra territori del nord con territori del sud su tematiche che sono di comune interesse come può essere l'ambiente, la sanità, le migrazioni, le possibilità di lavoro per giovani. Ovviamente quello che noi cerchiamo non sono i fondi, perché sappiamo che né la provincia di Milano né neanche gli altri enti locali sono fonti finanziarie, anzi hanno già i loro problemi a gestirsi, come dire, la risposta ai bisogni del territorio. Quello che noi cerchiamo sono più che altro know-how, esperienze di gestione nel locale e quindi a chi chiederle se non a chi gestisce tutti i giorni il locale, ecco che nasce la collaborazione.